Buonasera a tutti i Radio Web ascoltatori da parte di Massimo Penso. È appena finita la partita Roma-Udinese con la vittoria della Roma e con un gol di Dzeko che era quasi un anno intero che non segnava allo Stadio Olimpico. Una vittoria importantissima con tre punti fondamentali e pesantissimi, anche se il cammino verso la Champions è molto dura perché se non si cambia registro e non si dà più briosità alla manovra e soprattutto non, se non diminuiscono gli infortuni muscolari, purtroppo di questo dobbiamo ringraziare Di Francesco e il suo staff, il 43esimo infortunio muscolare e potrebbero diventare 44 perché ancora non si sa bene cosa avesse, mano lasse, visto che si toccava il flessore. E comunque la partita è stato un primo tempo abbastanza incolore, abbastanza brutto e ha fatto riscontro un secondo tempo molto più vivace con l'ingresso di Pellegrini e senza creare grandissime occasioni, però la Roma ha avuto, se non l'altro, ha cominciato a giocare nella metà campo dell'Udinese. Forse anche la stanchezza ha colpito, è stata la causa di questo, la stanchezza dell'Udinese, ma insomma la Roma ha cambiato marcia pur non giocando a livelli altissimi. Alla fine la vittoria è stata una vittoria meritata perché la Roma se non altro ha messo intensità, grinta, carattere, quello che vogliamo vedere in questo momento è solo questo. E Ranieri, il merito di Ranieri è che è un allenatore pragmatico e pensa soprattutto a coprirsi, a non prendere gol, a registrare la difesa che era diventata una difesa ballerina, tant'è che ha preso tantissimi gol. Comunque, la prossima partita sarà molto difficile a Milano con l'Inter, però mai dire mai. Sempre forza Roma e buonanotte a tutti quanti.